cambiamento climatico è la sfida chiave del nostro tempo, con l'obiettivo di lasciare in eredità ai nostri figli e alle generazioni future un mondo degno di essere vissuto. Questo è il senso, in grandi linee, della dichiarazione di intenti firmata dal Presidente della Repubblica Mattarella insieme ad altri 31 capi di Stato e di Governo in vista del Climate Action Summit delle Nazioni Unite, che si aprirà a New York lunedì prossimo. Greta Thunberg, l'attivista svedese che con le sue campagne ecologiste sta scuotendo le coscienze di molti, è già a New York da 20 giorni. È arrivata a fine agosto dopo aver attraversato l'Atlantico in barca a vela. Da oggi e fino al 27 settembre prossimo, Friday for Future, il movimento ambientalista che si ispira alla ragazza scandinava, ha annunciato manifestazioni e iniziative in tutto il mondo per chiedere ai governi e alle organizzazioni internazionali di mettere tra i primi posti nelle loro agende le questioni legate ai cambiamenti climatici e al surriscaldamento globale. Questioni care anche a Papa Francesco. Ambiente, ecologia integrale, cura del creato sono tra i temi della sua seconda enciclica, la Laudato Si, e di tanti suoi discorsi pubblici. L'odierna crisi ecologica, specialmente il cambiamento climatico, minaccia il futuro stesso della famiglia umana. E questa non è un'esagerazione. Puliamo il mondo da tutti gli inquinamenti, perché il degrado e la distruzione dell'ambiente, la nostra casa comune, scrive oggi su Twitter Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, sono figli di un inquinamento più diffuso che sporca l'etica, i comportamenti, le parole e molti ambiti della vita politica ed economica.